Questo progetto praticamente consiste in tre fasi, l'istituto di vigilanza, un'armeria e una scuola di formazione. Questa è veramente, insomma, la particolarità di questo nuovo progetto. Non esistono, insomma, scuole di formazione in ambito security da Roma a scendere giù. Io stesso, come anche l'amministratore Longobardi, siamo persone che siamo stati formati, insomma, in scuole da Roma a salire. Quindi il progetto, insomma, l'aspetto non da poco di questo nuovo progetto è esattamente l'Academy della Rete Security Service. Assolutamente fondamentale la formazione del personale impiegato nei servizi di vigilanza. Io stesso in passato sono stato guardia giurata, gli istituti purtroppo un po' per una questione di costi, un po' anche per alcuni per negligenza, sacrificano l'aspetto formativo delle guardie mettendo in giro nei servizi personale non particolarmente preparato alle situazioni nelle quali si possono trovare. E sono, insomma, ovviamente tante, difficili, è un lavoro difficile, è un lavoro sacrificante dove necessita ovviamente, oltre che della passione della figura impiegata, anche di tanta formazione necessaria, fondamentale. Puntiamo a offrire dei servizi che hanno un punto di qualità in più rispetto a quello che era normalità sul territorio. In più cerchiamo di diffondere attraverso la scuola di formazione anche un concetto di sicurezza un po' più ampio, un po' più di qualità, essendo che il gruppo che forma Rete Security Service è costituito da persone che hanno un background formativo e lavorativo, tra cui il mio, in ambienti israeliani, per cui cercheremo di diffondere un po' la cultura della sicurezza che quel paese, diciamo, diffonde e che nell'Occidente si sta molto espandendo. Di là dei classici servizi che un istituto di vigilanza offre, con la differenza, ripeto, che noi intendiamo offrire un servizio sempre più di qualità, con l'armeria, diciamo, l'armeria si rivolge a tutti coloro che sono appassionati delle armi, sia armi comuni o anche soft air e armi di libera vendita, affiancando in armeria anche un aspetto consulente nel fornire magari delle consulenze per chi ha intenzione di voler acquisire un porto per uso sportivo e quindi dando loro le indicazioni sul tipo di pratica che occorre svolgere e in quale ufficio bisogna rivolgersi. Le armi comuni, quelle che sono considerate armi comuni, necessitano esclusivamente del possesso del porto d'armi, che sia sportivo o di difesa personale, varia il numero delle armi che poi può essere posseduto, ma sicuramente c'è bisogno del possesso del porto d'armi, ciò che non avviene invece per le armi che sono di libera vendita, per cui non necessita del porto d'armi, in quel caso armi di soft air o, diciamo, armi più di potenza che non superano i 4,5 joule di potenza, per cui voglio dire, sono acquistabili senza porto d'armi. Dopo, mi sembra, circa 25 anni nel comune di Salerno siamo la prima riarmeria a riaprire, per cui questo ci fa molto piacere, siamo molto contenti di questo, anche perché considerate che in questi anni le uniche armerie più vicine erano a Battipaglia.
Bagno o a San Severino. Siamo molto contenti di aver riportato nel Comune di Salerno un'armeria dopo tanti anni. Vai, 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 vai.